La masseria. Un contenitore di storie meravigliose e dure che la marea del tempo non ha cancellato. Essa ha subito profonde modificazioni nel corso della sua esistenza secolare, ma soprattutto comincia a perdere importanza economica e vitalità man mano che declinava la figura del suo tipico rappresentante, il gabellotto. La storia delle masserie è antichissima. Il suo significato deriva da mansus, germanico, e dalle masse, romane. Il mansus stava a indicare una porzione di terra, una specie di podere rustico che faceva parte dei cosiddetti territori comunalia, i quali venivano dati inizialmente in godimento ai nuclei familiari. Al contrario, la massa era un vasto possedimento con coltivazione esclusivamente estensiva, comprensiva di aggregati rurali. Le masserie furono le dimore del colono, del campiere, del bracciante, del massaro. Qui si sviluppò l'agricoltura per intere generazioni. La corte rurale dava lavoro e redditi a molte famiglie, primi fra tutti ai padroni e ai mezzadri, poi alla ciurma dei giornatari che il massaro radunava nella sua campagna nei periodi di raccolta. I bordi delle cave delimitano il paesaggio come confine di un dominio, di una proprietà. Il cozzo, meravigliosa immagine sacrale, il luogo di arrivo ove si congiunge il terreno al divino. E infine il fiume, simbolo della distanza, il percorso dell'esistenza, la direzione. Lati minori del complesso. Gli stipiti delle porte e delle finestre sono in pietra da taglio. Gli archi, le soglie delle porte e i basolati in calcare duro, pietraforte, mentre il resto della muratura in calcare tenero, scintillante sotto lo scalpello. Le costruzioni sono realizzate a secco, senza malta e intonaco, dando un senso di solidità e nel contempo di austerità al complesso rurale. Soltanto un lato del complesso risulta a due piani, al quale si accede grazie a una scala esterna di pietra. È la casa padronale, riservata al proprietario durante il periodo della raccolta. Il cortile presenta una pavimentazione in pietra, acciottolato, ottenuta dalla sistemazione di basole, cutichi di varia superficie e disposte in ordine d'uso. A volte, al posto delle basole, troviamo la viva roccia calcarea. Cortile, o curtis, l'organizzazione era propria di antica curtis, autartica e piramidale. Le opere di pavimentazione venivano usualmente realizzate dagli stessi contadini che provvedevano successivamente alla manutenzione. Le basole sono usate anche per pavimentare alcuni ambienti dell'interno, come è possibile notare nelle cucine rustiche e nelle stalle. Al centro del cortile il pozzo separa lo spazio della produzione da quello per il riposo.
Da un lato abbiamo una superficie libera in basolato, dall'altra l'albero di gelso con i sedili in pietra intorno. Nel cortile venivano portati solo i prodotti dei campi già pronti per essere immagazzinati, come il grano e il fieno, o trasformati, come le olive. I magazzini sono ubicati sul lato corto, al piano terra della villa padronale. La residenza del proprietario è inquadrata fra i due lati lunghi, dove si dispongono da una parte un trappeto per le olive, una carraia e i depositi per la paglia, e dall'altra una stalla assai capace e dei locali per la preparazione della ricotta e del formaggio. Nelle zone dove è venuto meno l'allevamento, le stalle sono state modificate e trasformate, come nel Pachinese, in cantina e palmento. Il gesso e le canne, opportunamente saldate, sorreggono insieme alle travi le tegole di argilla. Le pareti prospettanti sul cortile sono coronate in alto da una lunga fila di coppi ricurvi, ciarmiri, posti con l'incavo verso l'alto. Tale posizione permette l'incanalamento dell'acqua piovana verso un canale posto sulla parete e attraverso piccoli condotti posti sotto il cortile, defluisce nella cisterna. Il ministro dei trasporti era il cocchiere. Protettore di giocatori notturni e di amanti perseguitati, celò per anni sotto il nero soffitto del suo veicolo più misteri di un confessionale. I muretti, simbolo del passaggio dell'uomo, disegnano negli altipiani iblei una surreale geometria. Incastrate le une alle altre, formano un ampio reticolo diramandosi come ragnatele, dalle cave fino agli immediati nuovi quartieri di edilizia residenziale. Essi costituiscono una geografia per naviganti di terraferma, coordinate che guidano attraverso la campagna. I muri dividono i campi, terrazzano i pendii dei monti, tracciano i limiti dei sentieri, mulattiere e oggi delle strade asfaltate. Essi rispondevano a precise esigenze e funzioni. Spietrare i campi in modo da consentire l'aratura e successivamente la semina, dividere il terreno in tanti appezzamenti da adibire alla rotazione delle colture, delimitare i confini delle proprietà, lasciare incustodito il bestiame nei campi destinati a pascolo. Il tipo più drammatico di queste costruzioni sono la recinzione delle masserie ove si allevano pecore, le mannare. In questi recinti il muro spesso raggiunge i 4 metri d'altezza ed è coronato da lastre di pietra sporgenti in fuori circa 60 centimetri, a difesa dagli attacchi dei lupi. Conficcate come pettini grigi in un panorama che cambia i suoi colori con l'alternarsi delle stagioni, le pietre sono state impiegate dai contadini con fatica e fantasia, come dimostra la presenza di alte torri e terrazze. Il paesaggio di pietra sembra dettare una manifestazione del sacro. Non vi è nulla di più nobile e di più terrificante della roccia maestosa. Il sasso rimane se stesso, perdura in eterno. La roccia rivela all'uomo qualche cosa che trascende la precarietà della sua condizione umana, un modo d'essere assoluto. La casa di Mannira è il laboratorio del contadino. Qui trascorre la maggior parte del suo tempo nel periodo invernale. È un ambiente rustico dalle pareti senza intonaco e nere per il fumo. Il pavimento presenta il basolato in pietra. Il tetto è realizzato in canne con intreccio largo per facilitare l'uscita del fumo. Qui si trovano il forno e la cucina a legna, che dialettalmente viene chiamata tannura. Il forno si presenta come una calotta semisferica, il cui interno è foderato da vecchie tegole in argilla frantumate in cocci e legate con gesso. Questo!
L'ingresso alla stalla è annunciato da un grande arco o portone. Internamente l'ambiente è in pietra a secco e suddiviso in modo funzionale. La rustica pavimentazione è ottenuta con basole di pietra. Il tetto è costituito di canne intrecciate, su cui sono disposte le tegole visibili al visitatore. Qui è presente una o più mangiatoie in pietra forte che occupano l'intera lunghezza dell'ambiente. Sul muro sono fissati rustici cavighiuna, piolo da cui pendono corde per legare gli animali. Vicino alla finestra, con grata in ferro, un deposito di attrezzi e di arnesi vari. La tipica vacca è quella denominata razza modicana, dal mantello rosso scuro, che ben si adatta al clima dell'altipiano e da sempre vissuta allo stato semibrado. L'allevamento bovino è sviluppato soprattutto nell'altopiano modicano e ragusano. Tuttavia, la vacca modicana si può considerare quasi in fase di estinzione, in quanto sempre più sostituita dalle razze canadesi, frisone e altre. Queste vacche hanno tutte un nome: Contissa, Barunissa, Facibedda, Cassata, che indicano il portamento dell'animale, oppure la finezza della pelle e del pelo, o di qualche avvenimento augurale. Con le nuove tecnologie è tramontato l'antico e lento rito della mungitura. Amonina la montagna, c'è Maria che oggi la mano del sapiente massaro è stata sostituita dalla profana mungitrice elettrica. Anche l'asino è sempre più raro. La meccanizzazione ha reso anacronistico il suo rapporto lavorativo e la sua utilità per lunghi spostamenti. Il bestiame ovino è diffuso prevalentemente nelle zone montuose, dove ampia è l'estensione del pascolo. Esso è costituito in maggioranza da pecore di razza comune, dal vello bianco o nero, e in parte minore da capre. Esternamente ai muri perimetrali della masseria, in zone ventose, si trova ubicata l'aia. Tale spiazzo veniva utilizzato durante la trebbiatura. Di aie ce n'erano di tre tipi: su terra battuta, su un affioramento piatto e naturale di calcare, e quelle in basole intagliate. Quelle in terra battuta venivano pulite da sassi ed erbe e successivamente coperte da un sottile strato di paglia bagnata, battuta affinché si assestasse alla terra per evitare il formarsi di uno strato fangoso. Casa Trigona di Frigentini, nell'altopiano modicano, a circa 500 metri di altitudine. Intorno a questo nucleo si sviluppò l'omonimo borgo rurale. Nel 600 la dimora appartenne ai Landolina, gli stessi protagonisti della ricostruzione di Noto dopo il terremoto del 1693. Nel 1700 il feudo passa alla famiglia Trigona, che ne completa la struttura nel modo attuale. Spunta l'antenna della televisione sulla grondaia di qualche casale. Il frastuono della radio invade le abitazioni rustiche, sopraffacendo il secolare silenzio siciliano. Simboli di una età, questa nostra dei mass media, si impongono ostili alla pietra, volendola sostituire sia nella muratura che nella pavimentazione con materiali artificiali, quelli che si vedono o si ascoltano negli spot pubblicitari.
Ed ancora avanzano come un esercito di cavallette, negando il paesaggio, palazzi a più piani e ciminiere di morte delle vicine città. Case senza tetti, muri cadenti, finestre prive di imposte sono la naturale visione di alcuni paesaggi. La fattoria Spadaro, in prossimità del fiume Erminio, in territori di Scicli, ha lasciato solo segni del passato in cui quella campagna splendeva di gialli grani e copiosi carrubi. La testa di un bue appesa alla stalla ci indica l'attività prevalente, l'allevamento. Spesso si inchiodavano sulle porte delle fabbriche teste di lupi o avvoltoi, corna di cervi, falchi, gufi, pipistrelli, eccetera. Tali pratiche venivano condotte per allontanare dalle case il malocchio, la iettatura o qualsiasi altro tipo di sortilegio. Altre volte splendevano sui muri orologi solari, che per la precisione non hanno niente da invidiare ai moderni. Essi scandivano il tempo con precisione secolare, dividendo le ore dedicate alle attività agricole da quelle ricreative. La villa era il cuore, il Vaticano della civiltà agraria, approdo dozzi e vacanze. Un esempio è Villa Schinina, sulla strada che da Ragusa conduce a Marina di Ragusa. Un'elegante costruzione a due elevazioni con impianto a blocco. Alla sommità del corpo centrale si erge una loggia con tre aperture, mentre in basso si sviluppa un doppio scalone che conduce al piano superiore e movimenta la struttura. Attorno un corpo di fabbriche, fra cui un vecchio palmento che oggi viene utilizzato a magazzino. L'elegante villa Trippatore, situata a ovest dello scalo di San Pieri, sorge in posizione panoramica e si presenta in chiaro stile neoclassico. Ha due elevazioni, con un loggiato al piano inferiore e una lunga veranda al piano superiore. Molto vasta e composita si presenta la corte rurale. Gli edifici inglobano sul lato destro una torretta di avvistamento e un ampio giardino di fiori. È da notare che lungo gli assi viari che portano verso il mare, la masseria è stata convertita negli anni in vera e propria residenza di villeggiatura. Tali trasformazioni interessano la fascia altimetrica inferiore a 300 metri, mentre al di sopra di questa fascia permangono in generale i caratteri tipici della masseria tradizionale. Nel Pachinese è frequente che vicino a grandi masserie sorgano delle case sparse, che nei lineamenti architettonici riprendono la struttura del palmento, una piccola costruzione per la lavorazione delle uve. Di questi palmenti si servono quasi tutti i piccoli proprietari ed affittuari. Esso è costituito da una larga vasca, poco profonda, con pareti in mattoni intonacate o scavate nella viva roccia. Col cambiare dell'agricoltura, la masseria comincia a cambiare la sua forma antica. Ma ancora oggi appare al viaggiatore come inganni di luce, si trasforma, si rivela a tutte le ore. Qui si tosavano le pecore, si mungevano le vacche. Qui il grano diventava farina e poi pane. Qui le olive diventavano olio, l'uva vino, il carrubo zucchero. Qui fra urla e lazzi si scannava il maiale. Qui gli umiliati e offesi hanno lasciato pagine di storia.
Musei senza capolavori mantengono intatte molte zone in cui il tempo sembra essersi fermato, poiché così era la loro vita, faticare. Faticare e morire. Simbolo di civiltà contadina, a lei chiediamo scusa, professando splendore a memorie future.